Io ho partito dicendo: ho a disposizione un telefonino, chiedevo a tutti se mi facevate un bel sorriso, perché questo è uno strumento che io voglio utilizzare nel caso in cui entrassi in un'istituzione quale il Consiglio regionale, perché tutto quello che viene svolto all'interno delle istituzioni deve assolutamente essere messo in rete, tutto deve essere condiviso nella maniera più chiara e trasparente possibile. Allora, veniamo a noi. Chi sono io? Sono Gabriele Avalli, sono 40 anni, sono sposato con Tiziana, ho un bambino di 16 mesi. Allora, togliamoci subito i sassolini dalle scarpe. Io ho fatto dal 2003 al 2008 un mandato presso la settima circoscrizione del Comune di Brescia, con la lista civica Brescia, che in un secondo momento è diventata Associazione Civica Brescia, ha proseguito per i mesi successivi alla mancata elezione nel 2008 a fare un po' di attività. Arrivato, certe esperienze umane mi hanno fatto prendere una decisione di essere più radicali e molto più forti nei confronti delle scelte che andavano a essere fatte. Non entro nel merito, magari con le domande che magari mi farete in un secondo momento, quali saranno stati gli argomenti, non lo nascondo, la raccolta di rifiuti, l'incenerimento e tante altre, mi vedono molto più vicino, anzi totalmente vicino al movimento, per far sì che queste idee entrino nel, appunto, in un programma in un secondo momento. Allora, torniamo a noi. Queste idee devono entrare nel programma e devono essere attuate, assolutamente sì. Poi cosa vi posso raccontare di me? La mancata mia elezione nel 2008, vabbè, finito il mandato dal 2003-2008, mi ha visto cittadino attivo, penso e spero, a un minuto, nel comitato Codisa, non so se lo conosciate, la zona di San Polo, Buffalore, San Polino è la più, diciamo, danneggiata della città. Di nocività ce ne sono incredibilmente tante. Le battaglie che ho sostenuto in tutti questi mesi, penso e spero le abbiate condivise in rete, sui giornali e quant'altro. Qualche successo è stato ottenuto. Naturalmente voglio sottolineare, io non voglio essere, non voglio strumentalizzare il comitato e viceversa non voglio che il comitato venga strumentalizzato. Cioè, io ho scelto, ho fatto una lettera a tutti i simpatizzanti del Codigio dicendo che mi spendevo in maniera più attiva politicamente parlando, in maniera tale che il comitato proseguisse la sua attività con le sue gambe, e questo è quello che farà nei prossimi anni. Passo al terzo.